Ne ho 8, in questo momento c'è Gregorio di là che sta abbaiando e qui, se riesco a sollevarla, c'è anche Cica. No, pesa 80 kg, è troppo Più di te, pesante. più di te. Beh, Gregorio ti nadò, chiaramente, Se immagino. riesco, eccolo, questo è Cica. Che carino. Sì, Gregorio è di Nardò e lui praticamente siamo andati a fare un giorno la spesa a Nardò, abbiamo aperto la macchina e lui si è infilato in macchina, molto È voluto semplicemente. venire con te, con voi, insomma. Sì. Sì. Visto che, insomma, di Gregorio hai cantato spesso nelle tue canzoni, chiaramente il nome è tipicamente Sì, neretino, no? tipicamente Neretino, sì, Gregorio, Cocu. Coco, coco, coco. Bene, ci stavi raccontando che, insomma, sei in un periodo di grande fermento, di grande attività artistica, anche perché tu, Andrea, sei un artista che ha qu quante facce hai? Cioè, io potrei leggerla anche a mo' di formazione calcistica, no? Visto il lavoro che faccio. Scrittore, autore, cabarettista, produttore, regista cinematografico, musicista, compositore, cantautore, editore, insomma, qualcosa, cosa ti manca? Cosa ti manca? Ecco, mi manca che qualcuno porti via il cane. Gregorio, per favore, allontanati. Allora, io praticamente non faccio altro che raccontare storie. Quello faccio, racconto storie, per cui ogni storia, secondo me, poi ha bisogno di essere vestita in un certo modo. Per cui qualcuna va raccontata in un romanzo, qualcuna in una canzone, qualcuna in un film. Poi, appunto, adesso bisogna anche aggiungere podcaster, per cui scrivo i miei articoli, insomma, li leggo e vanno online. Però appunto si tratta sempre di raccontare delle storie, quello è la cosa fondamentale. Anche nelle mie canzoni, non so se ci hai mai fatto caso, non sono semplici battute. Ogni canzone comunque racconta una storiella, insomma, niente di particolare, però c'è sempre un inizio, un centro e una fine. Vero, vero, ma io non so se tu ricordi, allora partiamo dal presupposto, insomma, si può dire, io sono cresciuto anche, no, con i tuoi dischi, con le tue canzoni, perché eravamo grandi fan ai tempi del liceo, noi avevamo messo insieme una sorta di musical con le tue canzoni, cioè avevamo scritto una storia utilizzando le tue canzoni, quindi c'era una voce narrante e in più raccontavamo questa storia. Oh, magari un giorno la mettiamo in scena, perché Ah, no? perché no? Perché no? Così dimostriamo a tutti quanti danni ha già fatto nella vita. Danni c'era, Danni quindi fisici. è colpa tua. Se mi danno del pazzo, io posso dire Esatto, è colpa di Andrea o Baccassino. cattiva influenza. Ecco, oggi la ripercorreremo, ma la tua carriera d'artista, da musicista in questo campo, da quanti anni dura? Perché ne parlavamo prima, sono 25 e più, giusto? Sì, diciamo che ufficialmente sono cabarettista dal 96, quindi l'anno prossimo saranno 25 anni. Il primo spettacolo proprio di cabaret andò in scena il 13 di agosto del 96, per cui io quella data prendo come anno zero. Però ovviamente già facevo un sacco di roba già da molto prima, insomma, già, fin da quando avevo 12 anni più o meno scrivevo già commedie e le portavamo in scena in parrocchia, chiaramente niente di eccezionale, però ho avuto la fortuna di avere dei compagni di classe. Cioè, Mangiavate dolci, insomma. mangiavamo dolci. C'era Alex Zuccaro, che era il mio compagno proprio di banco, adesso è collaboratore di Franco Simone e di tanti altri autori di musiche e di colonne sonore. C'era Francesca Muci anche in classe con noi, che adesso è una regista, una produttrice anche lei, e un sacco di altra gente con cui abbiamo fatto tante belle cose quando ancora non c'erano troppe distrazioni, per cui noi giovani ci davamo da fare su un palco, insomma, incontrandoci tutti insieme e creando delle cose. Ecco, sul tuo sito, che tra l'altro, insomma, ti faccio i complimenti perché è un sito super puntuale. Solitamente gli artisti sono un po' carenti sotto questo punto di vista, anche quelli nazionali, no? Perché in questi giorni ho avuto l'occasione di ospitare nel mio format anche artisti di livello nazionale. Invece nel tuo sito c'è, cioè, praticamente è una Wikipedia di Andrea Baccassino, tranne la sezione libri dove tu hai scritto Staffatiamo, che sarebbe stiamo lavorando, no? In tradotto chiaramente in italiano per i non salentini. Tu scrivi che hai studiato alla scuola Holden, alla piccola scuola di scrittura di Padova, e che già a 6-7 anni scrivevi le tue prime poesie, quindi sei nato praticamente con questa vocazione. Sì, come ho detto prima, insomma, a me interessa raccontare storie. Io credo che sia successo quando ero molto piccolo, stavo in braccio a mia sorella. Suonarono alla porta, mia sorella, insomma, mi fece cadere, ho urtato fortissimo con la testa per terra e da lì è nato tutto, secondo me. Quindi ho cominciato la mia prima poesia scritta quando avevo 6 anni, te la posso anche recitare, Perché no? e faceva così: è inverno, luce lucio scura e chiove.
Ora, questo Chiove non so da dove venga fuori. È passato remoto a 6 anni, insomma, tanta roba, però. No? Ma non so, di passato remoto di quale lingua, sinceramente non lo so, però, Chiove, boh, non lo so. Era questa qua, da lì è partito tutto. Bene, 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 bene. Tra l'altro, io ho scritto un romanzo, quindi faccio fatica quando mi dicono sei uno scritto, ho scritto un romanzo. Aspettiamo almeno di scriverne un altro per poter dire, tra virgolette, sempre con grande rispetto per chi fa lo scrittore a livelli importanti e lo fa per lavoro. E anche io da piccolo ho preso una botta in testa, e c'era mia sorella di Ecco, mezzo. vedi, Quindi, vedi, vedi. Dobbiamo vedi. ringraziare le sorelle dalle mani morbide. Io l'ho presa per far ridere mia sorella, mi sono caduto dal camino come un salame. Oltre al fatto che tu fai tante cose, fai anche tanti generi, no? Perché in musica, per esempio, hai fatto gospel, hai collaborato in progetti di pizzica, adesso hai una miriade di progetti, ecco. Magari se ce li vuoi anche descrivere, perché ti sei riattivato alla grande negli ultimi anni, no? Sì, assolutamente sì. Allora, in realtà il fatto di essere un cabarettista mi è sempre stato un po' stretto ed è stato un vero caso perché io ho cominciato nel 96 come cabarettista e nel 97, esattamente un anno dopo, quasi un anno dopo, come cantautore. Però quando cominciavo a fare i miei concerti da cantautore, la gente veniva per sentire il cabarettista. Per cui questo, il cabarettista che è in me mi ha oscurato in quanto cantautore. Adesso che ho quasi 50 anni, ormai non me ne frega più niente, voglio fare quello che ho sempre voluto fare, per cui ho rimesso in sesto dei miei vecchi scritti, ne ho composti di nuovi, ho messo su un gruppo che si chiama Petricor, Petricor sarebbe l'odore della terra bagnata, l'odore della pioggia, visto che ormai vivo in campagna, sono a stretto contatto con la campagna, ho rimesso su questo progetto cantando delle canzoni non comiche. Però poi ho anche messo su altri progetti legati a personaggi dello spettacolo che mi piacciono particolarmente, per esempio una cover band di Sting, Sting e Police, ma soprattutto Sting, e un'altra con cui facciamo canzoni dei Pooh. E anche lì ci divertiamo moltissimo, perché poi siamo tutti un gruppo di persone che siamo prima di tutto fan sfegatati dei Pooh. Infatti abbiamo fatto molte più prove rispetto a quanti spettacoli abbiamo fatto, però ci siamo divertiti lo stesso. Bene, bene. Ecco, guarda, c'è Gidio Bollino che scrive: Raffa, chiedi quella curiosità per cortesia, perché prima mi ha scritto la domanda che ti avrebbe voluto fare, ma scrivila tu, Gidio, io la leggerò, anche perché così non voglio sbagliare. Mentre Leo De Pannis mi chiede una copia del romanzo, quindi appena ci vedremo, appena sarà possibile rivedersi, sicuramente te la darò. 2003, il tuo primo album, Alzamene il brodo. Una cosa che non tutti sanno, neanche i salentini, come tradurresti, come spiegheresti il concetto di Alzamene il brodo? Allora, sì, è uno di quei concetti un po' lunghi da spiegare se non li conosci già da piccolo. Praticamente alzamene il brodo, intanto alzamene significa conservami, mettimi da parte, conservami un po' di brodo. Tu quando cucini la gallina, oggi mangi pasta col brodo di gallina, poi ne conservi un po' di brodo per farlo anche la settimana prossima, la pasta con lo stesso brodo. Perché la gallina era buona, però a Nardò si usa dire alzamene dello brodo quando qualcuno pensa di essere una buona gallina, e invece non lo è. Quindi se tu vai in giro a millantare delle qualità che non hai, la gente dice, alzami dello brodo. E ce ne sono tanti, insomma. No? Diciamo. Hai voglia, Nardò è la patria. Concordo, concordo. A proposito di Nerettini, c'è Cosimo che scrive, Raffa, mandagli il video. Cosimo oggi, quando ha saputo che saresti stato ospite, gli facciamo finta, mi ha mandato i video di quando io e lui eravamo in vacanza a Nizza, quindi in mezzo ai francesi, e cantavamo le tue canzoni sul lungomare di Nizza, quindi poi te lo manderò, assolutamente. Lo aspetto con impazienza. Allora, siccome tu oggi ci farai anche sentire qualcosa, anche perché il compito di quelli come te, cioè di quelli che fanno spettacolo in questi giorni, è un compito importante, no? Spesso sottovalutato. Quello di alleggerire un po' un clima che è veramente pesante, cupo, no? di tante preoccupazioni. Allora, prima di chiederti quello che stavo per chiederti, ti leggo la domanda famosa di Egidio Bollino. I famosi soldi di Gigi Calabresi di fine mese, li prendesti? Ma che? Perché poi lui Iaggio non l'ha giù fatto, che lo semiasse si è rotto, e qui, anzi, di cui non gli ho mai preso quei soldi. Allora, come dici tu, di cui io ti stavo per chiedere proprio questo, visto che abbiamo parlato di Alzamene il brodo e ci farai sentire qualche canzone, che ne dici se ascoltiamo proprio Luce mi asse non vale, che è una delle pietre miliari, no, sì, della tua esattamente. Discografia. È una delle canzoni, la mia, diciamo, come posso dire, la mia maglietta fina, ecco, la mia tanto voglia di...
Allora, riesco a liberarmi dei cani perché appena mi metto a suonare vengono subito a leccarmi le mani. Il coro, fanno il coro, fanno il coro. Non so se si sente la chitarra, Si spero di sì. sente. Allora, introduco brevemente questa canzone dedicata a tutti quei salentini che, in quanto tali, sono poveri in patria tenuto case, no? Una ufficiale in paese e una abusiva a mare. Allora, quando tu ti vai alla casa di mare, generalmente trovi che qualcosa si è rotta durante l'inverno e non sai come fare a buttarla via, per esempio il frigorifero che si è scasciato, non lo puoi buttare perché se chiami la ditta tocca a pagare la tassa, e quindi chiami quel cristiano con l'ape che carica lo frigorifero scasciato e lui mette un fondo qualsiasi, diciamo così. La prassi è questa. Quando è successo a me quella sera, purtroppo chiuia, quindi anzi di cui l'ape ebbe questo piccolo... La puleggia e la cinghia sono tutti in ape piaggio. È successo di notte sotto un nubifragio. Senza commenti dono ha giù pigliato una buca. Di capo e di culo l'ape si è invesciuta. Lui se mi asse non vale. Se mi a se non vale. Se non vale, addormesci unicola, ci la porto la consumi, la mena alla cola, se mi a se non vale, se mi a se non vale, sorta mia quanto danno, con la pozzo consare, a giù fatiare nanno, l'era a fare nuiaggio, a Gigi Calabrese, ma li sordi li caccia sempre a fine mese. E ci non li lu fazzo per duna giù cliente, poi tocca boffazzo, lu delinguente, lu se mi asse non vale, se mi asse non vale, a dammi sciunicola, ci la porto la consumi, la mena alla cola, lu se mi asse non vale, se mi asse non vale. Ai muerti di lape ci mi la face fare che te na cambiale quando ormai mi pensavo che era tutto spicciato con l'uculo a terra ma giù giù a tu sittato ma mannaggia ti lape ci mi la face fare sotto a qualche tagliata le raffiondoliciare tutta lape non vale tutta lape non vale. Addormesci unicola, ci la porto la consumi, la mena alla cola, lu se mi asse non vale, lu se mi asse non vale. Ali muerti ti lape, ci mi la face fare, che te na cambiale. Questa era lo se mi asse non vale. Allora c'è Luca che ti chiede se stai sotto all'Arlo di Ulia oppure sotto all'Ipampa Nidifica. Allora, c'ho l'Arlo di Ulia qua dietro di me, un altro qui davanti, un altro alla mia destra, e la figa tocca dove la tagliamo, che ha seccato purtroppo. Però ce ne sono altre là in fondo, E davanti al non è un parco, buon si sa. presagio, Andrea. No, purtroppo no, purtroppo no. D'altra parte si sa, la figa se lo rimieni, poi se lo metti lo brufico, secca, non ti face frutto, secca l'Arlo, insomma, sono Certo. cose... E c'è una rivelazione, invece Cosimo ti dice, io volevo dirgli, quindi a te, da una vita che quando parte messaggina bottle, mi parte una messaggina abate che i police spostatevi proprio. Ma questo succede anche a me, penso che succeda un po' a tutti noi che siamo cresciuti con le tue cover, no? Con le tue canzoni. Succede anche a Sting, certe volte mentre sta cantando, a volte sbaglia e dice messaggi in abate, poi si corregge. Ecco, a proposito, messaggina abate, Messo Nicola, cioè tu comunque proprio hai cantato, no? Nelle tue cover hai inserito proprio storie di vita vera, di vita vissuta, della tua vita e della città di Nardò anche, Della chiaramente. città, sì. Beh, è un po' peculiarità, insomma, dell'artista, quello di avere le antenne sempre così aperte, raccogliere le storie e poi riraccontarle, quelle almeno che hanno un valore universale, se non altro. Per cui, vabbè, Mesci Nicola poi a Nardò è proprio un'istituzione, per cui nominarlo in una canzone è il minimo, è il minimo. Messaggina Abate non esiste a Nardò, anche se poi a San Cesario un giorno ho trovato un manifesto da morto con la scritta Gina Abate. Quindi alla fine l'ho pure trovata. Seminato in Gialluceste, non abbiamo saputo poi. Seminato un tralucesso, sì, è stato così perché voleva farla finita. Però appunto racconto storie di vita vissuta, cioè da piccoli i miei genitori, mio padre, Messo prima le di lei, diventare insomma, no? È un Mesciule, cardine. ecco. Prima di diventare intonacatore,
lui da piccolo frequentava una sartoria, insomma, o accompagnava qualcuno a una sartoria, quindi la Mescia, Gina, la sarta, comunque fa parte un po' della nostra memoria collettiva. Tutti abbiamo avuto un parente che di piccicco ci ha la Mescia, così si impara con cose. Bene, allora, abbiamo parlato del cabarettismo, della tua musica, però le leggevo sul tuo sito che la tua più grande passione è un'altra, è il cinema, giusto? Il cinema, sì. Tant'è vero che qualche anno fa ho aperto anche una casa di produzione cinematografica con cui ho cominciato a lavorare. Ho prodotto qualcosina, soprattutto videoclip per Mino De Santis, per Elisabetta Guido, ma ho anche collaborato, insomma, alla realizzazione di molti videoclip più importanti, da Eros Ramazzotti a Fedez, Paolo Conte, insomma, mettendo a disposizione la mia attrezzatura. Certo. Quindi è stato molto bello trovarsi sul set in queste situazioni. Si tratta appunto, come dicevo prima, di raccontare storie, perché poi per quanto mi riguarda da regista, da sceneggiatore, ho lavorato soprattutto con i bambini, è stata una cosa che mi è piaciuto molto fare, ho fatto i Promessi Sposi, ho fatto l'Odissea con i bambini della scuola elementare ed è Li Promessi anche Sposi, il tuo primo lungometraggio, giusto? il mio primo lungometraggio, sì. È Bene, stato mo bene, molto divertente. bene. E Ok. ancora andiamo avanti. Purtroppo questo è un periodo appunto in cui non si può lavorare, per cui, però la casa ancora esiste, la casa di produzione, così come la casa editrice, insomma, c'è tutto. Speriamo, di poter ri rimetterci in carreggiata appena questo virus ci lascerà un po' ci lascerà in pace, insomma. Parlavamo prima della città, mentre Gidio ci scrive, c'era anche l'amico Claudio Combama, ce ne sono tanti di personaggi, no, di cui tu hai cantato appunto le gesta eroiche e meno eroiche, Soprattutto quelle meno soprattutto quelle eroiche. meno eroiche. Tu per motivi sentimentali, di lavoro, eccetera, ti sei allontanato dalla città da Nardò, no? Di Sì. qualche chilometro, non di tantissimo. Non di tantissimo, sì. Come vivi adesso il rapporto con quella città, con quei ricordi che hai? Allora, è successo questo, che io venendo da queste parti, vivendo però in campagna, non mi sono mai realmente integrato nella nuova città. Nonostante sono quasi 12 anni che vivo da queste parti, a Maglie, sto a Maglie, ancora non sono entrato veramente in contatto con la città di Maglie. D'altro canto, ho perso i contatti con la città di Nardò. Io può capitare che non vengo a Nardò per un mese e mezzo, e vado soltanto a casa dei miei oppure a fare un giro a Santa Maria, a Santa Caterina. Per cui scopro cose di cui non conoscevo l'esistenza, le scopro dopo un anno, dopo 2 anni, bar che hanno riaperto. Nuove situazioni, soprattutto non ho mai lavorato con questa amministrazione comunale, per esempio, non è mai capitato di lavorare per il comune di Nardò ancora adesso. Quindi ho un po' perso davvero tutti i contatti. Per fortuna esistono le chat line, insomma, i social con cui riesco comunque a sapere qualcosa di quello che succede da quelle parti, però per il resto. Sono fuori mano, che non ci posso fare niente. Però non è una novità per me, perché avendo nel corso della mia vita vissuto un po' a Padova, un po' a Torino, da piccolo in Germania, e poi insomma, questo non avere delle radici molto penetranti nel terreno fa po' parte del mio essere. Allora, ci sono delle Io domande sto per perdendo te. la luce nel frattempo, vedo se riesco a girarmi un po' per guadagnare la luce. Ok. C'è Cosimo ancora che ti chiede, volevo sapere se Sirisa, poi, t'ha creduto che sta lì a Viluscigliu di lui e chi ha dato Lucampo. Ma che? Ma Scrooge fissato di mazzate. E c'è Giuseppe Ienuso, ciao Giuseppe, ti saluto Ciao intanto. Giuseppe, ciao. Vorrei sapere se dentro casa ha l'ubatiscopa Marrò. No, non tengo il battiscopa, però tengo la casa Marrò, perché è una casa di legno mordentata di un marrone scuro, quindi tutta la casa Marrò. Bene, bene, bene. Allora, noi eravamo rimasti d'accordo che tu ci avresti suonato la canzone che ci hai fatto sentire, un'altra canzone, e poi avremmo anche improvvisato. Ti viene in Sì. mente qualcosa che ci vuoi suonare? Posso farti una richiesta? Non lo so, io non voglio mettere Vai, vai, dirti. vai con le richieste, vai con le Ah, richieste. io sono particolarmente affezionato alla Purgizione, per dire, ma poi sono tante Ok. quelle che chiaramente conosco a memoria.
Beh, la purgestione è proprio la morte sua in questi giorni, perché negli spettacoli, quando facevo Alzami nel Brodo, la cantavo subito dopo il monologo dedicato agli Sipurchi, alla Giudia degli Sipurchi, insomma. Quindi, che ricorrenza che quest'anno salta, Precisa, e precisa. evidentemente però noi la possiamo Allora, noi festeggiare con sai il come tuono. facevamo durante la recita? Avevamo due sedie, una con lo schienale, diciamo, avevamo fatto il cartonato della Vespa e quindi ota ota di qua, ci giravamo di qua, oppure, cioè, robe da matti, ragazzi, Vabbè, veramente. portarla in scena oppure fare un video, in qualche maniera ce la No, faremo. allora, noi abbiamo il video di quella volta in cui la mettiamo in scena nella cantina di un amico di Tony, che era un altro grande appassionato. Ma senza esagerare, c'erano 50 persone, ma fu un successone. Quindi, secondo me, possiamo pensarci, perché no? Possiamo caricarla sul mio canale YouTube, sul baccanale, Sul quindi sul baccanale, vero, 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 vero. baccanale. Va bene, allora. La purgissione, San Cosimo e Damiano, Civella Idi, toccando i maniciamo, sbrigata in chiana, sopra l'umo Torino, cacina sbaglio, agisto un lumino, stringite forte. Tocca cuttirano, va bello bello, con non disprivulano, ci è vissuta, ti do la cattedrale, a stora penso, castare all'ospitale, e ota ota di qua, scendimo di Lusanna, da ota di da, spaccati la ialata, e ci lu vigilance, allora penso carriare, sta sento cantare, tutte le piarelle, ota ota di qua, scendimo di Lusanna. Ota ota di già, spaccati la ialata e ci lupi girence, allora penso carriare, sa sento cantare, tutte le piarelle, certo castanno, non ho consati belli, se murtalato, pippielli con fratelli, mentre la Vespa, sopra lo cavalletto, fatte più ripa, dammi commissetto, e quanto sordi, c'è sopra lo cuscino, entra la chiesa. Non c'è de cucciasimo, sta sgarradotta, e sta mezza distrutta, di beggi sordi, sapeci si li futta, e ota ota di qua, scendimo di Lusanna, ota ota di già, spaccati la ialata, stanno la festa non c'è, lo vescovo di l'agliata, ti do le pinuta, non lo chiedere a me, ota ota di qua, da chiesa scuncignata, e ota ota di già, la festa di l'agliata, speramo armeno perciò, ci ulimo di salvamo, armeno di bionda, San Cosimo e Damiano, za za zaran, zarararara, za za zaran, zarararara. Proprio Rock. con la cattiveria giusta. Con la Tra l'altro, cattiveria, sì. tu la sapevi longa perché citi Pippi già nella canzone, praticamente, come Sì. se, cioè, l'attuale sindaco di Nardò. Ma lui è ineffabile, lui è sempre stato, aleggiava, lui aleggiava da tempo immemore. Qualcuno ti chiede addirittura il medley dell'Antonicatore. Ragazzi, sei Andrea, insomma, noi siamo qui. Andrea, i miei genitori ancora ridono, ci scrive Marco De Monte. I genitori, insomma, sono storici. Hai reso il loro 80° e 90° compleanno. Sì, ricordo quell'occasione, più io tra l'altro un giorno, però ci siamo divertiti moltissimo, Hai è stata reso veramente bellissimo. sì, una bella giornata. Bene, bene, bene. Questo era invece estratto dall'album Un gilaugurio. Anche qui lo vogliamo spiegare questo concetto, perché sono quelle, diciamo, quelle frasi fatte che poi nascondono dietro un mondo, non puoi tradurre in un solo termine in italiano, no? Esatto, un gilo, allora intanto ungi l'augurio, la parola ungi, È c'è italiano, poi. un'elisione, all'inizio, dovrebbe essere lungi l'augurio, però in dialetto la L cade, ungi l'augurio. Ed è, significa praticamente, se la parola auguri significa spero che vada tutto bene, la parola ungi l'augurio significa spera che non vada tutto male. Quindi significa auguri, però con la doppia negazione. Cioè, che sia lontano l'augurio che le cose vadano male. Andando, funziona così. Quando Una ti bella trovi. elucubrazione mentale alla Sì, base di questo. in dialetto facevi prima un gilaugurio. Ecco, visto che Daniela ci chiedeva il medley dell'Antonicatore, tu hai scritto molto, no, di questo mestiere. Hai reso, se vogliamo, anche popolare, chiaramente all'interno del contesto cittadino e salentino, il mestiere dell'Antonicatore, chiaramente per esperienza, immagino, diretta, no, per tuo padre. Sì, perché mio padre appunto ha fatto questo qua come mestiere per molti anni.
Infatti anche Io altri senza di tuoi. te, Andita Caldarina, non saprei che lo fracasso. Non... No, li conosco grazie a te, diciamo. Sì, ma io da piccolo andavo poi a dare una mano, per cui ho imparato sul campo il mestiere dell'untunicatore, in tempi in cui tra l'altro non esistevano le leggi che ci sono oggi, per cui l'andita montata in una certa maniera, la rete di protezione, la cintura di protezione, la corda, il casco giallo, si saliva all'avventura, il casco ti sbilanciava, rischiavi cuccati, quindi era meglio senza. Ti aggiungo un'altra informazione su quel musical. Noi avevamo la vera Andita di Antonio Rutigliano, di Tony, che tu conosci benissimo. Noi Conosco in perfettamente. scena abbiamo portato una vera Andita per fare quella canzone, per fare il Ma medley voi dell'Untunicato. cioè, organizzati proprio come si deve. Organizzatissimi, organizzatissimi, organizzatissimi. Come ti nascevano queste canzoni? Cioè, in che momento? Tu ascoltavi chiaramente tanta musica, immagino, anche per la passione che hai. E poi cosa succedeva? Sì, allora, intanto tieni conto che all'inizio della mia carriera, dietro al marchio Andrea Baccassino si nascondeva in realtà una troupe, una crew di persone formata da me e da due cugini miei, Giuseppe Massimiliano e l'altro fratello Gianluca, che anche se era più piccolo, però c'era pure lui. Quindi eravamo quattro Baccassini. Massimiliano, credo di conoscerlo, se... sì, anche perché c'è la somiglianza, anche un po', no? Sì, forse è lui. Siamo tutti, allora, tra l'altro, noi abbiamo entrambi i genitori fratelli e le madri sorelle tra loro. Quindi la somiglianza ci ha bestia con forza. Caccendisa, che a quello si ma accompagnava zio, ma cucciò la mogliere, e poi se ne è fuciuto prima Idro, se ne è fuciuto, capisci? quindi sì, quindi la somiglianza c'è di sicuro, ma soprattutto mentale c'è la somiglianza, siamo proprio La pazzia, quindi, se possiamo, in senso la positivo, pazzia chiaramente. totale, sì, tutti con la stessa capo. Per cui avevamo tutti, poi l'età pure più o meno la stessa per tutti. Per cui da bambini si giocava tutti insieme, abbiamo sviluppato questa cosa tutti insieme, per cui appena sentivamo una canzone partiva subito la parodia, cioè, ma in automatico proprio, non so neanche qual è il meccanismo reale, succede e basta, è Bene, tra una l'altro, allora. mediazione. Io e Davide Paglialunga, che so che è una figura che tu conosci molto bene, no? Sì, Anche come no. Davide ha vinto il tuo Memorial, tra l'altro tra poco ne parliamo, no? Di questa idea che hai avuto, perché, insomma, perché fare, anzi parliamone adesso, perché fare un Memorial per una persona in vita? Casomai quando muoio non me lo fa nessuno. Capisci? Come diremmo Nardò, spierto, no? Spierto. Spierto, spierto. Allora, intanto, appunto, se non me lo fa nessuno, me lo passa solo. Se quando muoio me lo vorranno fare, si trovano già avvantaggiati perché avrò fatto già 20, 25, 30 edizioni, quindi saranno avviati, diciamo così. Quell'idea nacque a Muro Leccese, da queste parti. Io vivevo già qui, vennero a suonare a Muro Leccese. Altre teste quadre di Nardò, tipo Raul De Razza, Marco Tuma e Raimondo Campa, e ha giudito tutto, diciamo così. Per cui andai a sentirli suonare, visto che vivono a casa mia, dopo la serata, insomma, così, ma dobbiamo fare una cosa, un concertone, però no, Baccassino è un Friends, perché tutti facevano un Friends, facciamo una cosa diversa, una cosa così, e uscì questa parola, Memorial. Subito, infatti, poi abbiamo realizzato il primo. Siamo arrivati alla quinta edizione quest'anno e speriamo di andare avanti il più possibile. Tra l'altro, è una festa anche di beneficenza, chiaramente, perché vengono molti artisti a cantare le mie canzoni con me e raccogliamo, facciamo una raccolta alimentare da dare poi alla Caritas. Quindi ci diamo Vero. da fare per il prossimo. In una delle tue dirette, tu la domenica fai delle dirette appunto per intrattenere i tuoi follower e fan su Facebook, tu hai riprodotto una versione, no, di Shinnaru, che era proprio di quel Memoria, che è una canzone che hai Sì. scritto tu, molto molto bella. Anche l'esecuzione, ora non ricordo il nome della tua amica e collega Sì, che l'hai seguita. Elisabetta Bellissima, Macchia che la canta benissimo, fantastica. veramente bellissima, sì, molto molto emozionante. Allora, ti stavo dicendo, e poi leggiamo chiaramente i commenti di chi ci sta scrivendo, che con Davide Paglialunga noi abbiamo un cruccio, non l'abbiamo mai chiusa perché chiaramente io ho impegnato con le partite, giornalismo, eccetera, lui con tutti i suoi progetti anche culinari, ma noi abbiamo il ritornello, dobbiamo scrivere tutto il resto della canzone, di soldi di Mahmood, fai
friggevi solo polpi, polpi. Cioè, dobbiamo farla, Andrea, dobbiamo chiuderla questa casa. Sì, sì, ma io ne feci una piccola, anch'io soltanto questa parte qua. Faceva dire, mi cerchi sempre sordi, sordi, come se acqua cacamu sordi, sordi. Senti a me cercare a nonna ta, nonna ta, nonna ta, che poi si collega, diciamo, per senso, cioè in riferimento ai soldi, anche alla canzone che tu hai rifatto dei Daft Punk, che è meravigliosa, secondo me, no? Quella Adoracchi, è bellissima, Adoracchi è bellissima, sì. Allora, saluto Mauro Portone, che vedo che è sì, collegato. Ci ha salutato Mauro, Daniela ti chiedeva il medley, adesso vediamo cosa si può fare. Possiamo affermare con estrema certezza che nel panorama salentino vi è una miriade di artisti che, messi opportunamente insieme da te, Raffaele, verrebbe fuori un evento strano. Vabbè, non voglio arrivare a tanto, la mia è stata un'idea, proprio perché io sulu a Milano ho detto qualcosa devo fare. Parlare di calcio in questi giorni, secondo me non è proprio il caso. Allora ho detto, dai, parliamo di musica, che è un po' la mia più grande passione. Sì, sono rimasto. Non ho portato il virus a Nardò, ecco, bravo. Mettiamola così. Allora, Andrea, prima di continuare la nostra chiacchierata, secondo me è il momento buono perché tu ci suoni qualcos'altro. Non so se puoi accontentare Daniela col medley dell'Untunicatore, che insomma magari è un po' più complicato. Scegli tu quello che vogliamo fare. Un po' lungo, più che altro, però posso fare Tu mi rubi l'andita, che è il sequel, diciamo così, del medley dell'Untunicatore. Infatti noi le abbiamo legate, chiaramente, nel musical erano legate, no? C'era erano prima il legate, medley. esatto. Tra l'altro non la ricordo a memoria, ma nell'ultimo memorial che ho fatto, il quinto, ho, diciamo, proposto la conclusione della storia, non so se l'hai visto. Perché Mesci e Fernando, amici da sempre, che praticamente si rincontrano a fine carriera, per intonacare insieme L'ultimo muro. Sulla musica di Fernando degli Abba c'è questa canzone che si può vedere sul Baccanale. Quindi, Lo altrimenti guarderò, la no, devo... non l'ho visto, me lo sono perso questo. Invece, questa disavventura, appunto, che Mesci e Fernando hanno vissuto, di questo che l'ha fottuto l'andita. Tunicatore come te, che cazzo è? Te ne na 500 blè, chi cazzo è? Stufessa, tunica case come te, chi cazzo è? Chi cazzo è? Usa li fieri come te, chi cazzo è? Non saccio. Quando le case sono tue e ne dado te, e ne dado te, tu mi rubi l'andità e poi la monti al dado te. Ma mentre stazza in tunichi mi dono di la 500 blè. E so sciuto, ha detto, e papà, scendi di già l'andita è mia. E tu ci sì, ci nomo chiamo la polizia. Ai sorta mia sta scendo. Quel giandita non è la tua, invece sì, viete di nuovo, compare mia, non dire fesserie, non sterza notte, mentre io dormia, sei venuto tu, da giù sto io. Allora vai con gli attendini, mi raccomando. Tu mi rubi l'andità e poi la monti a dado te. Ma mentre stazza in tunichi mi dono di la 500 blè. Beh, mo sai, ci attivazzo. Mo ti sgugno l'angoli. La mia cosa che lui per fare un tunicatore a fine giornata, fare sgugliotti angoli. Yeah!
La cosa più difficile per un intonacatore, no? Fare gli angoli, immagino. Sì, sì, perché ammettere la riga, fare a spianare come si deve, cioè un cuscetto che ti tiene la riga così, e fare gli sgugni, ma stiamo scherzando. Un grande classico, scrive Cinzia. E poi c'è Maria, Mariangela, o meglio, che ha scritto: grande Bach, stamattina alla radio è passata Purple Rain e ti ho pensato con grande affetto. Allora, resta lì Maria, perché noi chiuderemo la nostra chiacchierata, visto che abbiamo iniziato con un grande classico degli inizi, con la versione di Purple Rain di Andrea Bach. Purple Rain, la versione originale. Purple Way. Assolutamente. Ecco, Andrea, abbiamo parlato del tuo memorial. Io ti volevo fare una domanda, una curiosità personale. Tra le tue invenzioni barra ossessioni, no? nei tuoi spettacoli di cabaret, c'è sempre uno di Culumito. Perché? Allora, la cosa è andata un po' per caso, perché io all'inizio dello spettacolo, un po' per rompere il ghiaccio, sai, all'inizio dello spettacolo, così, mi piace chiedere alla gente da dove venite? E se, mi rispondevano, Galatina, Mardora, così, quale meno? Le prime volte me lo chiedevano loro, e perché ho detto, ma come aspetta che c'è sempre uno di Culumito? Quindi è ufficialmente così. Tant'è che una volta che non l'ho chiesto, uno mi ha detto, non sta domandi oggi, c'è uno di Culumito. Scusa, perdonami. Il fan club, quindi la sede del fan club è a Collemeto, sostanzialmente. Cioè, la sede del fan club, anzi, un ragazzo di Collemeto ha aperto un fan club su Facebook. Credo che di avere la cittadinanza onoraria ormai a Culumito, è una cosa... In questi anni, Mesciu Lele, tua madre, come hanno vissuto questa tua carriera artistica? No? Anche il fatto di ritrovarsi poi nelle tue canzoni. Sì. Allora, intanto ho avuto la fortuna di avere dei genitori che hanno sempre appoggiato le mie velleità artistiche. Non sono stati di quelli che dicono, wow, off, faccio... cioè me l'hanno detto, faccio una fatica, non è che non me l'hanno detto. E me lo dicono ancora. Però mentre me lo dicevano, comunque mi appoggiavano in quello che sto facendo. Mio padre è molto orgoglioso. C'è stato un periodo in cui addirittura veniva, mi accompagnava durante i miei spettacoli. Io avevo i miei dischi, lui si metteva lì a vendere i miei dischi. Ha fatto più autografi di me, perché lui poi diceva: ma sapete Mesciu Lele? Io so. No, sì, davvero, Mesciu Lele. Quindi molto felice, molto orgoglioso. Ogni volta che può venire a vedermi, tutta la famiglia, ogni volta che possono venire a teatro a vedermi o nei locali, insistono a venire, nonostante 25 anni, insomma. In questi giorni stai anche, diciamo, coltivando il rapporto con la città, prima parlavamo della tua distanza, ho letto, no, quello che stai scrivendo su Porta di Mare, ho visto la tua foto bellissima, tra l'altro, meravigliosa. Ci vuoi spiegare un po' questa cosa che stai facendo? Sì, quel personaggio di Andrew McCusting era un personaggio che scriveva su Porta di Mare cartaceo illo tempore, molti anni fa. E ultimamente Biagio Valerio mi ha chiesto se potevo, in questo periodo Riassumarlo. così difficile, sì, mi ha chiesto di scrivere qualcosa, una cosa qualsiasi. E io ho pensato di riassumare Sir Andrew McCusting, perché era un personaggio che è rimasto lì nel dimenticatoio a torto, secondo me ha un grande potenziale. Per cui l'ho riassumato e ho scritto questa cosa nuova e chissà che non continui a scrivere, a farci sapere come vanno le cose lì a Londra, perché io sto a Londra, quindi... Certo. A proposito, parlando di futuro prossimo, chiaramente con l'incertezza, con tutti gli artisti, molti artisti avevano anche degli album, dei dischi in uscita che chiaramente sono messi un po', in pausa. Tu, sei veramente versatile, abbiamo detto che ti piace fare mille cose. Progetti per il futuro prossimo, Andrea, ne Oh, ne ho tanti. Intanto io non faccio un disco dal 2007, anche se nel 2010 è uscita una raccolta, però volevo appunto preparare un disco nuovo, come Andrea Bacassino, come Bascia Caindi, meglio, perché adesso ho un gruppo che mi accompagna, ci chiamiamo Bascia Caindi, per il 25esimo anniversario, quindi per l'anno prossimo. C'era il progetto di uscire a Natale per l'anno prossimo. E poi di sciogliermi a fine, come Ligur, esattamente, volevo fare il disco del 25esimo e poi sciogliermi il 31 dicembre del 2021. Non so se riuscirò a tenere i tempi, e poi anche col progetto Petricor, insomma, speravo di poter fare un nuovo disco. E poi ormai si vive la giornata. Ah, poi ho anche un altro progetto di cabaret con Scemi Freddi, Ciceri e Tria e Alto e Basso, si chiama Silent Show. Sono amico di Grazie, Marco e di Giorgio, li conosco, sì, quindi conosco.
grandissimi. Anche con loro siamo in stand by, ci sono saltate alcune date, avremmo dovuto essere a Mesagne il 14, quindi il giorno esattamente tra una settimana, è saltato tutto, speriamo insomma di recuperare quest'estate. Bene, bene. Comunque, se non pubblico fisicamente dischi, comunque c'è il canale YouTube, quindi là sopra qualcosa prima o poi arriverà. Certo. Allora, Andrea, prima di salutarci con la tua versione di Purple Rain, c'è un questionario che io sottopongo a tutti gli ospiti del format, facciamo finta. Sono dei consigli, diciamo, per questa quarantena. Quindi ti chiedo un album, uno, due, da ascoltare in questa quarantena. Caspita. gli album da ascoltare, se dovessi scegliere tra gli album che piacciono a me, che sono moltissimi e molto variegati, il primo che mi viene in mente in questo momento credo che sia Uprising di Bob Marley, perché un Uprising significa rivolta, resurrezione, anche se vogliamo, quindi un album che ti tira su, poi il reggae è sempre un po' così. Anche se io capisco il rock progressivo, però in questo caso credo che Uprising vada bene. E dal lato opposto dello spettro ci sarebbe OK Computer dei Radiohead, che è molto più cupo come album, però è sempre una goduria ascoltarlo, è veramente una cosa fantastica. Radiohead sono sempre una garanzia. Invece ti chiedo una canzone, un singolo, un brano, quello che ti viene in mente. Una canzone, un singolo, un brano, anche qui qualcosa che dia speranza. Jesus Christ Superstar, l'ho riascoltato in questi giorni tutto perché ho fatto un podcast e credo che la canzone proprio Superstar di Jesus Christ Superstar sia uplifting, come dicono gli inglesi, può servire davvero a rinfrancarti. Allora, solitamente questa domanda, la terza, io ho un po' paura a farla, infatti chiedo, sei un lettore, però nel tuo caso tu sei scrittore, lettore, editore, quindi un libro, consigliaci un libro, uno, due, quelli che vuoi. Un libro, vado su Stephen King, magari un classico di Stephen King, che potrebbe essere La zona morta. La zona morta è molto bello di Stephen King. Invece anche Umberto Eco mi piace moltissimo. Umberto Eco, il diario minimo, il secondo diario minimo di Umberto Eco è una lettura, non per tutti forse, però sicuramente divertentissima, assolutamente divertente, divertente, e un po' anche fa capire come funziona i meandri del mio cervello. A proposito, tu durante le tue dirette di domenica fai la rubrica Il libro del giorno. Vuoi raccontare a chi ci sta seguendo cosa fai durante questa rubrica? Durante questa rubrica io nomino il libro del giorno, cioè il Quindi lo libro mostri e lo mostro. lo metti via. Se metti Luigi di Luigi, se c'è un film di Luigi. L'ultima volta purtroppo è saltata perché per questioni tecniche avevo fatto vedere due libri dedicati appunto alla quarantena. Una era Io cucino, perché in questi giorni non si fa altro che cucinare, e l'altro, siccome stai sempre in casa chiuso con la mogliere, e l'altro era Io uccido. Poteva essere insomma la scelta, uno o l'altro. Beh, puoi anche fare prima una cosa e poi l'altra, proprio se vogliamo essere macabri, no? Se non cucini, allora Io uccido. Certo. Allora, ti chiedo un film, e qui insomma, figurati, amante del cinema. È un film che ho visto 800 miliardi di volte, ma che ogni volta provo un piacere assoluto, è Big Fish di Tim Burton. Anche qui una favola moderna bellissima, c'è di tutto, c'è la tenerezza, c'è la fantasia, c'è la tristezza anche, è bellissimo. Big Fish, Tim Burton. Bene, bene, bene. E un'ultima cosa, se ne guardi, ma io credo di sì, serie TV, una serie TV. Serie TV, sto facendo un rewatching completo di How I Met Your Mother, che anche quella mi fa molto ridere. Tra l'altro ho anche dichiarato pubblicamente di preferirla a The Big Bang Theory, attirandomi addosso gli strali dei fans di The Big Bang Theory. Comunque quella e poi, mamma, veramente le serie TV oggi come oggi sono meglio del cinema, quindi c'è veramente l'imbarazzo della scelta. Bene, bene, ok, questionario completato, poi pubblicherò i consigli e ti taggerò.
Noi dobbiamo tra poco salutarci, prima però ci farai sentire appunto Purple Way, la tua versione di Purple Rain, anche perché se continuiamo a chiacchierare qui invece intervengono i Negramaro con Fino all'oscurire, mi pare di vedere le tue spalle, insomma, no? Sì, beh, poi vi farò in chiusura, magari vi faccio vedere, qui abbiamo dei tramonti, ho una fortuna incredibile. Allora, questa canzone, dovete sapere che nel Salento in passato venivano spesso tutti questi cantautori, amici miei, a trovarmi, Lou Reed per esempio, no? Infatti si diceva Lusule, Lumare, Lou Reed, e anche Prince, il quale vivendo a Minneapolis il mare non lo vedeva mai, quindi quando veniva qua gli piaceva, lui porta un mare e qui mangia frutti di mare, non sapendo dove, scrissi questa canzone per lui. Gatti porta a Badisco, quando mangiamo Dorizzi, o magari a Castro più cozze aperte a lampa così. Ci vagli con chi dice curioso, si spoglia, si viene a mare e ti rifaccia innanzi a te. O sciandile a Gisaria, picce tu lo pur puvei. Cozze e calamari e solamente purpue. E tu un catico di guido che passa a giro con la pe. C'è uno che passa con la pe. E lo che lo purpo della casa come quello che dice quello che si è passato con la bicicletta, poi si chiama la culo culo, dici tu così. Questo la verità quando facevo tutto il libro, mica mi face schifo. Con delle ali mosche lo bombarda con lo frit. Pur puvei. Tonno pesce spada e solamente purpue. La le basite virale è così purpue, la cover di Purple Rain di Andrea Baccassino. Allora c'è Giuseppe Iannuso, anzi io ho dimenticato perché volevo fare il romantico, questa è la canzone preferita, guarda caso, di mia madre, mia sorella e mio padre, quindi della mia famiglia. E mi hanno chiesto di fartela suonare, però non sono su Instagram, quindi dopo gli manderò la registrazione schermo e quindi diciamo che è dedicata a loro, dai, lo dico dopo, non l'ho detto prima, ma visto che siamo lontani, chiaramente ci manchiamo. Giuseppe ha scritto, se prima Guttin Divai non mi faci l'usemia, se non pare di currimo. La verità, la prima canzone che abbiamo fatto durante la diretta. Se l'avvocato è arrivato in ritardo, insomma, no? Gli avvocati qua arrivano in ritardo. Vabbè, dai, potrà rivederla sicuramente sul tuo profilo quando chiaramente sarà disponibile per 24 ore. Poi magari qualche estratto verrà pubblicato anche su Porta di Mare, visto che ho sentito Biagio. Andrea, è stato veramente un piacere fare questa chiacchierata con te. Ci hai dato un po' molto buon umore. Poi chiaramente, insomma, io te l'ho detto, da grande fan mi ricordano l'adolescenza tutte queste canzoni. È stato veramente bello. Questa storia che ricordo l'adolescenza ai ragazzi mi fa sentire vecchio, però in effetti è così. Però pure per me, cioè, passano anni pure per me, di tutti, insomma, per te, per me. Anche per l'avvocato Ieruso, sottolineo, voglio sottolineare che sì. È diventato papà, quindi cioè, insomma, chiaramente gli anni passano per tutti. Davvero, grazie di cuore. Oh, sentiamoci, perché quella cosa della messa in scena, a me è veramente tenta tanto. Sì, assolutamente. Facciamolo. Va bene, grazie mille Andrea, ti mando allora, un abbraccio. Vai, facci, abbraccio. Davvero, facci vedere. Vi faccio vedere. Così, ancora, scatto di invio. L'orario giusto, ecco qua, scattate tutti. Non è proprio l'orario giusto ancora, perché più tardi arriveranno dei colori fantastici, però insomma un po' si può capire quello che mi tocca vedere purtroppo. Però tu, diciamo che insomma, se fossi un corridore puoi fuggire da mezzo, no?
Sì, ma non sono un corridore. Non sei un corridore. lo fanno i tuoi cani per te, i tuoi 8 cani. Esatto. Ecco, quando vedi? Seguo tutti i cani, casini scappano, allora sì. Ti ringraziano tanti. Qui Marco scrive, grazie Andrea, grazie Raffa, un tocca sana. Grazie ragazzi, grazie Andrea, scrive anche Anna Perulli. È stato bello, dai, il senso è proprio questo di questo format, farsi compagnia poi con Andrea, inevitabile, esatto. No? Sorridere, anche, ridere e sorridere. Anche voi avete fatto compagnia a me, quindi è stato veramente un tocca sana, come dicevi tu. Grazie mille Andrea, ci sentiamo presto. Ti mando